Ed è boom di stranieri in Italia, più 27%. La ministra del turismo Santanchè fa il punto sull'andamento della stagione. L'intervista è dell'inviata Valentina Bisti. Siamo arrivati a Ferragosto, è il momento clou delle vacanze, tanti italiani ma anche tanti stranieri scelgono il nostro paese. Intanto mi lasci dire buon Ferragosto a tutti e anche a coloro che magari quest'anno le vacanze non le hanno fatte. Vi voglio rassicurare perché il governo sta lavorando, perché le vacanze devono essere accessibili a tutti e perché bisogna lavorare anche sulla destagionalizzazione. I numeri di quest'estate che cosa ci raccontano? Ci raccontano che c'è sempre più voglia d'Italia nel mondo e credo che questo ci debba rendere tutti più orgogliosi. Possiamo segnare un più 27% di stranieri in Italia. Questo ci deve fare ben sperare anche per il nostro futuro. Ma c'è un altro dato che è molto importante, che il settore del turismo ha trainato l'occupazione. E abbiamo anche nel settore femminile più di 100.000 nuove occupate. Questo è un bel dato perché noi soffriamo sull'occupazione femminile. Se riusciamo a colmare questo gap, l'Italia fa un grande balzo in avanti. Lei ha parlato di futuro e a novembre c'è un appuntamento importante. Sì, a novembre ci sarà il primo forum internazionale del turismo perché vogliamo invitare tutti gli stakeholder, tutti i player del turismo, perché questa del turismo deve essere la prima industria della nazione, perché vogliamo anche rafforzare la candidatura di Roma all'Expo, per cui c'è molto da lavorare.